Ciao a tutti ragazzi, qui è Porygon ZZ Waltrow che vi parla e benvenuto alla prima parte della mia guida italiana di Pokémon Mystery Dungeon 3, Esploratori del Cielo. Allora, quel che vi dico io è che sul NOS GBA il gioco non funziona, infatti salverà soltanto dalla prima parte, dopodiché non salverà più. Quindi io vi consiglio di utilizzare Desmume, Desmium, come cazzo si chiama, non ci ho ancora imparato il nome, non importa perché intanto, vabbè. Comunque, siamo nella prima parte, come ho detto, del gioco e alcune volte potrebbe darvi dei problemi, cioè andando leggermente a scatti, cioè vi si bloccherà un attimino, continuerà a fare trrrr per 2-3 secondi, dopodiché ricomincerà tranquillamente. Allora, come possiamo vedere, soltanto in questa prima parte registro tutti e due gli schermi, così come si può dire, mi viene più semplice la registrazione, così vi faccio vedere gli scenari che ci sono nella prima parte e dopodiché potremo partire per, diciamo, la prima avventura. Questo è il primo capitolo, che mi pare che si chiami La Grande Tempesta, il capitolo 1. E come ho detto, farò una guida su tutti i 24 capitoli. Dopodiché non continuerò, cioè non starò lì a far vedere le reclutazioni di altri leggendari o di Pokémon speciali. Farò soltanto i 24 capitoli perché, non so se ve l'ho detto, boh, non mi ricordo, non ci ho mai giocato a Mystery Dungeon 3 né a Mystery Dungeon 2, soltanto ho giocato a Mystery Dungeon Squadra Rossa, Squadra Blu. Proprio questi qua non li ho praticamente mai visti e mai notati in vita mia. Tanto che poi tutti mi chiedevano fare una guida a Mystery Dungeon 3, alla fine ho deciso e sono stato praticamente 2 o 3 giorni per cercare di capire perché il nostro GBA non funzionava con l'emulatore. Ho cercato qualsiasi soluzione quando poi ho scoperto che in realtà non può salvare Mystery Dungeon 3 nell'altro gioco. E quindi devo arrangiarmi con Desmume. Molti di voi dicono anche che Desmium vada lento nella registrazione. A me con Camtasia Studio non mi dà assolutamente nessun problema e magari credo che se voi utilizzate l'AV Recording problemi ve ne darà, perché ci ho provato un attimino soltanto per vedere. E comunque è semplice aumentare la velocità. Andate su config, frame skip, selezionate i numeri da 1 a 9, dipende dalla velocità che volete utilizzare. Ritornando al gioco. Anzi, volevo dirvi soltanto una semplice cosa. Potete notare che adesso il mio video l'ho fatto di 9 minuti e 47, qua c'è scritto così. Poi YouTube ha modificato delle impostazioni, come avevo già detto, no, come non ve l'avevo detto, chiedo scusa, che praticamente ora i video da 10 minuti, soltanto per chi non è partner, hanno dato questa possibilità di fare i video di durata massima di 15 minuti. Eh sì, potete fare video di un quarto d'ora praticamente, adesso senza problemi. YouTube ha voluto lanciare questa nuova innovazione, così almeno per rendere più semplice i caricamenti. Quindi potete fare dei let's play un po' più lunghi rispetto al solito. È una bella cosa, insomma, devo ringraziare YouTube. Voi continuate a dire che ha sempre dei bug, dei problemi. Alcune volte però le cose le fa bene. Ritornando al gioco, abbiamo potuto vedere che il nostro compagno, Riolu, ha provato ad entrare nella gilda, ma non ha avuto coraggio, quindi è ritornato qui nella spiaggia dove gli piace vedere il tramonto e tutte queste cose qui. Dunque, dopodiché, dopo aver guardato il tramonto e tutte queste robe qui, come vi stavo dicendo, adesso lui girerà un attimino e ci noterà noi che siamo svenuti sulla sabbia. Praticamente il gioco abbiamo notato che è cominciato con una tempesta. Purtroppo questo gioco con Desmume è in inglese, perché sul nostro GBA era perfettamente in italiano, e quindi io devo arrangiarmi col gioco in inglese, ma non importa, non c'è nessun problema. Dunque, allora, continuo a guardare, adesso, come ho detto, si girerà e ci vedrà noi svenuti sulla sabbia. E da qui diciamo che comincerà un po' tutta l'avventura, un po' tutta la storia, un po' tutte le cose che dovrebbero succedere. Eccolo qui. Cosa sta succedendo? C'è qualcuno sulla sabbia. No, adesso dice, c'è qualcuno svenuto sulla sabbia. Praticamente ci viene a soccorrere e noi, proprio mentre arriva lui, verremo a soccorsi. Io avevo voglia di avere un Riolu come personaggio iniziale, soltanto che ho avuto Torchic. E un consiglio è, ho provato una volta, perché mio fratello aveva il gioco per il DS, a fare una missione con tutti i Luxray, Luxio e quelli lì. Insomma, io avevo scelto Squirtle. Ho provato 16.000 volte a farla quella missione, non ci sono mai riuscito. Vabbè.
Spero col computer di essere un po' più fortunato rispetto a come ero prima. Va bene, ritornando al gioco. Adesso praticamente non crede che noi siamo un essere umano e praticamente adesso ci dirà di scegliere il proprio nome, noi scegliamo il nostro nome. Io mi chiamo ovviamente PZZ perché chiamare un Torchic Porygon mi sembrava anche una cosa un po' stupida, molto stupida. Infinitivamente stupido, vabbè, come si dice comunque. E una volta che gli abbiamo detto il nome, praticamente continuerà a parlarci, soltanto che all'improvviso arriveranno Koffing e Zubat, che praticamente quel che volevano fare era rubare il frammento antico di Riolu o del nostro compagno, perché se aveste avuto un altro Pokémon succedeva comunque a lui. Va bene, adesso che ha rubato posso dire che praticamente loro sono interessati perché almeno possono rivenderlo per farci un po' di soldi, e dopodiché scapperanno, e quel che dovremo fare noi sarà poi inseguirli, ma questo non succederà adesso ma dopo, quando dovremo aiutare il nostro Riolu, il nostro amico Riolu, il nostro nuovo amico Riolu. Allora, abbiamo visto, se ne sono andati via. Riolu adesso è triste e chiedo scusa, il microfono mi stava partendo. Come stavo dicendo, Riolu è triste e praticamente ci chiederà a noi di andare ad aiutarlo a recuperare il suo tesoro. E noi ci andremo, ovviamente. Ok, selezioniamo sì e andiamo. Dobbiamo andare in questa prima caverna che ha soltanto 5 piani. E dopodiché arriveremo da Zubat e Koffing. Ovviamente Riolu, stranamente, è deciso a riottenere il suo tesoro e quindi si farà avanti. Ma quel che dovremo fare per riottenerlo sarà proprio sfidarli. E quel che faremo sarà proprio questo, sfidarli. Perfetto. Fa che inizi la sfida. Yeah. Dunque, col mio Torchic utilizzo subito la mossa Graffio su Zubat, che gli tolgo 15 di vita e il Pokémon è già KO. Tanto Riolu ha utilizzato Morso su Koffing e io riutilizzo Graffio, sempre su Koffing, e metto KO anche lui. Abbiamo già sconfitto questi due qui, praticamente non hanno fatto niente, sono scarponi, che schifo. E una volta sconfitti ridarranno il frammento a Riolu. Perfetto. Una volta aver riottenuto il frammento, Riolu ovviamente sarà felicissimo, molto felice, estremamente felice, fin troppo, ora basta. Praticamente ci ritroveremo di nuovo sulla sabbia, e non capisco se sia error from load 3 slot, queste robe qua. No, questo è un 9, chiedo scusa, ma manco con gli occhiali riesco più a leggere una pippa. Comunque ve l'ho detto, potrebbe succedere che ogni tanto questo errorino lo dia, ma non è tanto preoccupante, l'importante è che il gioco funzioni. Comunque, come vi stavo dicendo, adesso stiamo parlando e ci chiederà a noi di formare una squadra di esplorazione insieme a lui. Sì, avete capito bene, una squadra di esplorazione. Praticamente adesso ci sta ringraziando per averlo aiutato e anche il nostro personaggino è felice perché, come si dice, è contento di essere apprezzato. Ma comunque la cosa più importante che ci succederà adesso, vabbè, è quello che ci chiederà di fare un team d'esplorazione. Intanto possiamo vedere che ci ha mostrato il suo frammento antico, perché lui sa che lo porterà a qualcosa di speciale e quindi è deciso a entrare nel team d'esplorazione per riuscire a scoprire qualcosa di questo frammento. Comunque, adesso ci chiederà del team, se si muove. Ecco, proprio adesso, perché non aveva molto coraggio a chiedercelo, però adesso ce lo chiederà. Ah, sti cazzpio di problemi che succedono a Desmium, l'importante è che funzioni, non mi interessa di questi problemi. Fanno un po' innervosire dopo un po', ma l'importante è che il gioco funzioni. Ok, noi accettiamo e faremo il team d'esplorazione con Riolu. Bene ragazzi, la prima parte della mia guida in italiano di Pokémon Mystery Dungeon 3 Esploratori del Cielo è finita. Spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi e volevo dirvi che le prossime parti continueranno appena io ritornerò dalle vacanze, che succederà tra una settimana, diciamo, molto presto. Bene ragazzi, ciao a tutti e tanti saluti da Porygon ZZ World Rogue.